Questo programma è offerto da Non ce l'ha fatta Vincenzo Lima, il pompiere di Trabia in servizio al comando di Catania. Si trovava alla guida di un'autobot che, per cause ancora incerte, si è ribaltata nel quartiere di Librino. L'uomo, che aveva 39 anni, era sposato con Valeria ed era padre di una bambina di 2 anni. Nell'incidente è rimasto ferito anche un suo collega, ma fortunatamente non si trova in gravi condizioni. I vigili si trovavano impegnati durante un servizio all'aeroporto Fontanarossa, dove poco prima un caccia britannico aveva effettuato un atterraggio di emergenza. Il funerale verrà svolto oggi alle ore 16 presso la chiesa madre di Corso La Masa, a Trabia. Un tragico lutto ha colpito la nostra comunità. Il nostro amico e concittadino Vincenzo Lima, vigile del fuoco, è morto durante un'attività di servizio a Catania, ha dichiarato il sindaco di Trabia Francesco Bondì. E esprimo a nome mio, della giunta e dei consiglieri comunali vive espressioni del più sentito cordoglio alla moglie, ai familiari e ai suoi cari. Ancora una volta un figlio della nostra comunità sacrifica la sua vita per il bene comune. Il mio cordoglio giunga pure ai vigili del fuoco, suoi colleghi. Oggi alle ore 15:30 partirà il corteo che, dalla residenza della famiglia, porterà il feretro alla chiesa madre per celebrare i solenni funerali. Invito tutta la città ad essere presente e a stringersi attorno a Vincenzo e alla sua famiglia. Nuova operazione antimafia condotta dai carabinieri della compagnia di Carini. Il tutto è partito da un'intercettazione che ha coinvolto il boss del paese, Angelo Antonino Pipitone. Durante la conversazione intercettata, il boss avrebbe ammesso alla figlia che avrebbe accettato qualunque conseguenza pur di portare avanti i suoi loschi traffici, poiché quello è il suo destino. È proprio da questa parola, destino, che è stato tratto spunto per denominare l'operazione, che è partita all'alba di ieri e che ha portato all'arresto di ben 6 persone e posto sotto sequestro preventivo le quote sociali e i complessi aziendali di ben 2 società, riconducibili alla consorteria mafiosa locale. Tra i vari reati contestati ci sono partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione aggravata, detenzione e porto illegale di armi e incendio aggravato in concorso. Prime piogge, primi allagamenti, una storia che si ripete puntualmente ogni anno. Tombini otturati, strade dissestate che producono questo risultato. Nessuna precauzione usata o pensata dai comuni in attesa della stagione delle piogge. Ieri mattina un acquazzone ha allagato l'incrocio tra la via Mera e la via Alcide De Gasperi a Ficarazzi. La strada si è allagata in pochi minuti ed ha creato disagi non solo agli automobilisti, ma anche ai residenti che ubicano nei pressi di una delle strade più soggette ad allagamenti. Stessa storia per la strada Z3, zona industriale del comune di Villabate, che in pochi minuti si è completamente allagata. Un lago artificiale che costeggiava la ferrovia. Persone bloccate all'interno delle industrie adiacenti a quella parte di strada completamente dissestata e soggetta ad allagamento. Alcuni temerari hanno attraversato il tratto di strada allagato, ma l'acqua è davvero troppo alta lì e hanno finito con l'allagare il veicolo. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Una notizia che fa discutere ed allarma i ragazzi e non solo. Già sui più famosi social network se ne parlava da un po'. Adesso è stato tutto confermato. Pare che da un paio di settimane un gruppo di giovani palermitani, ispirandosi alle gesta del celebre film Arancia Meccanica, trovi divertente individuare giovani coppie, anche appartate ma non troppo, in diverse zone della città, per aggredirle fisicamente, prenderle a schiaffi e pugni, per poi andare via scappando in velocità senza rubare nulla. La scorsa notte, l'ultimo episodio, due fidanzati di 20 e 22 anni sono stati accerchiati da una gang che ha accerchiato la coppia sul prato della Cala a Palermo. Prima l'attacco verbale, poi l'aggressione vera e propria, calci e pugni in faccia che hanno lasciato i due giovani a terra storditi e sanguinanti. Alle vittime non è stato rubato nulla, sembra si tratti di un'autentica ispirazione al film di Stanley Kubrick, dove la banda si divertiva a seminare e fare violenza. La banda pare sia composta da dei ragazzini fra i 15 e i 17 anni. Non c'è pace per i dipendenti dell'ormai fallita società Acque Potabili Siciliane. I 202 lavoratori non ricevono stipendio dal mese di luglio e adesso chiedono che gli venga riconosciuto ciò che gli spetta di diritto. Già da alcuni giorni un centinaio di lavoratori hanno manifestato a Palermo in un corteo organizzato dai sindacati per chiedere al governo regionale una soluzione definitiva alla gestione del servizio idrico integrato nei 52 comuni della provincia. Accanto ai lavoratori sono scesi in piazza anche i sindaci di alcuni comuni del palermitano, con i gonfaloni e le fasce tricolore, quello di Camporeale, Vincenzo Cacioppo, di San Mauro Castelverde, Mario Zolini e di Ficarazzi, Paolo Francesco Martorana. Ciò che più si teme è un'interruzione del servizio idrico già a partire dai prossimi giorni, in tutti i comuni che fanno parte della società. Il rischio è emerso durante l'audizione in Commissione Ambiente e Territorio dell'Assemblea regionale siciliana, dove sia i dipendenti che i sindacati hanno dichiarato di non essere più in grado di garantire la continuità dei servizi dai loro erogati. Se non arriva la sicurezza del pagamento degli stipendi, i dipendenti restano sulla linea della difensiva e incrociano le braccia. Un venditore extracomunitario di 35 anni è stato denunciato dai vigili poiché la merce messa in vendita risultava essere contraffatta. I vigili sono entrati in azione in via Belgio, a Palermo. La bancarella in questione era ben fornita di prodotti privi del marchio CE. La merce comprendeva diversi oggetti elettronici a bassa tensione e confezione di giocattoli, privi delle avvertenze d'uso e privi delle indicazioni del fornitore, dunque tutti oggetti potenzialmente pericolosi. Alla fine sono stati posti sotto sequestro circa 300 pezzi, tra giocattoli, lampade elettriche, calcolatrici, torce e cavetti USB. Per il venditore è scattata una denuncia per detenzione ai fini di vendita di prodotti industriali recanti segni mendaci e pericolosi. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu!
Andiamo al sodo e l'evento organizzato dall'Associazione Cultura Lab oggi 26 settembre a Bagheria, tra Piazza Larderia e Piazza Sepolcro, dalle ore 19 in poi. Cultura Lab promuoverà una campagna di sensibilizzazione alla valorizzazione del nostro territorio. Andiamo al sodo, la tua idea per la cultura. Questo è il nome dell'evento che presenterà il calendario eventi dell'associazione e si avvierà alla campagna Tesseramenti con DJ set da peri dinner nei locali delle due piazze. Alle ore 21, momento clou della serata. Infatti è previsto il concerto itinerante della street band di Ottoni Animati, che attraverso il suono di strumenti a fiato e percussioni farà rivivere allo spettatore l'essenza della musicalità siciliana con influenze di jazz balcanico e moderno. Per chi avesse in mente una domenica alternativa e magari cerca un luogo ideale per una gita fuori porta, ecco che l'ANAS zonale di Caulesano vi lancia un'esca da prendere al volo. Si tratta di una passeggiata ecologica a Monte Carca, pensata per chi vuole stare in contatto con la natura, accompagnato dalla propria famiglia e dagli amici. Cari amici, è una passeggiata adatta a tutti, anche a coloro non abituati a camminare, un momento di relax perfetto anche per chi ama soffermarsi a fare foto. Il sentiero prescelto è caratterizzato principalmente da una strada carrabile, tranne un breve tratto sul sentiero naturale fino al Monte Carca. Il percorso di andata è di circa 8 km, con un dislivello totale di salita di circa 500 metri. L'appuntamento è alle ore 7:20 a Collesano, in piazza Quattro Cannoni di fronte Bar Centrale, per chi viene di direzione Palermo Scillato e Lascari. Mentre, per chi verrà da Isnello, appuntamento a Mongerrati, strada provinciale 9 bis. Si raccomandano calzature adatte alle escursioni, che siano da trekking o da ginnastica, giacca impermeabile, almeno un litro d'acqua, un capocaldo per la sosta. Ultimo avviso, essendo le passeggiate svolte in zone protette, i regolamenti non permettono l'ingresso di animali strani ai luoghi. Per questa ragione non sarà possibile portare al seguito i propri amici a quattro zampe. Torna alla Zagara, il famoso evento bio giunto alla nona edizione organizzato da Carmelo Sardegna. Anche quest'anno, come nelle precedenti edizioni svoltesi dall'ottobre 2010 con doppia cadenza annua, da tutta Italia giungeranno nel capoluogo siciliano professionisti del mondo biologico, madrina artistica d'eccellenza Elisa Martorana con la sua Expo fotografica Radici, tra gli scatti anche opere della collezione Il mare color del vino, patrocinio MIBAC 2012 e L'albero, quando la cronaca diventa arte, cui un'opera della collezione è stata donata a Papa Francesco. La mostra sarà visitabile nei giorni dell'evento dal 26 al 28 settembre 2014 alla Scuola Botanices nell'aula centrale del Gymnasium dell'Orto Botanico di Palermo. Oltre alle zagare, simbolo della sicilianità, alle rarissime orchidee dell'Ecuador, le vaste collezioni di piante carnivore e di diversi oggetti realizzati interamente a mano con materiale biologico riciclato, in questa edizione si potranno visitare le opere di Elisa Martorana e il suo personale rapporto con la natura, che il suo occhio non smette mai di intrecciare con la cronaca, dando vita a delle immagini creative quanto di denuncia. Questo programma è stato offerto da Saluto e un affettuoso abbraccio a tutti gli amanti di ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 26 settembre. L'alta pressione delle Azzorre abbraccia tutto il nostro paese. La giornata quindi risulterà splendidamente soleggiata ovunque. Ultimi temporali invece su Puglia e Calabria. Ecco il dettaglio preparato dagli esperti di ilmeteo.it. Al nord cielo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, nubi assenti e cielo terso con qualche foschia mattutina sulla pianura padana. Al centro il sole dominerà su tutte le regioni per tutto il giorno, il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque.
Raggiungiamo infine le regioni meridionali, dove ultimi temporali riguarderanno la Puglia centro-meridionale e la Calabria ionica, ultimi piovaschi anche tra Messinese e Reggino. Sarà più soleggiato invece altrove. I venti soffiano tutti dai quadranti settentrionali, generalmente deboli sui bacini settentrionali, moderati o forti altrove. Uno sguardo per concludere alle temperature. Minime che subiscono una diminuzione al sud, più o meno stabili invece altrove. I valori saranno compresi tra 9 e 23 gradi ovunque. Durante il giorno ci attendiamo un leggero aumento su tutte le regioni. Le temperature saranno comprese infatti tra 21 e 27 gradi su tutto il territorio italiano. Il Meteo.it vi augura di trascorrere un buon fine settimana e vi ringrazia per averci seguito. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 26 settembre, si ricordano i santi Cosma e Damiano. Il nome Cosma deriva dall'aggettivo greco cosmos, col significato letterale di ordinato. Più incerto il significato di Damiano, che è riconducibile ai verbi greci damao o damazzo, domare, ma anche al termine damos, gente, con il significato quindi di uomo del popolo. Dice il proverbio: autunno chiaro e giocondo, anno fecondo. Sono nati oggi San Francesco d'Assisi, Enzo Bearzot, Matteo Marzotto. Il 26 settembre 1960 i candidati della Casa Bianca, John Kennedy e Richard Nixon, si fronteggiano davanti a milioni di spettatori. È il primo dibattito elettorale televisivo. Il 26 settembre 1990, a quasi 83 anni, muore a Roma Alberto Moravia. Infine, il 26 settembre 1986, il WWF celebra i suoi 25 anni ad Assisi, la città di San Francesco. Papa Francesco ha detto: «Non c'è bisogno di sprecare tante parole per pregare, il Signore sa quello che vogliamo dirgli. L'importante è che la prima parola della nostra preghiera sia Padre». Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 26 settembre. Ariete, la giornata è appena iniziata e già vi accorgete che non sarà facile. Una complicazione di lavoro vi tira giù dal letto e vi dà il buongiorno. Raccogliete calma, lucidità e datevi da fare, avendo fiducia nelle vostre notevoli potenzialità. Toro, la luna fissa in un segno d'aria continua a disinteressarsi delle vostre vicende, lasciandovi da soli a vedervela con dubbi e perplessità. La chiarezza di idee che solitamente vi accompagna oggi vi lascia un po' scoperti, vi serve un aiuto. Gemelli, la luna oggi sembra non avere attenzioni che per voi. Ancora in fulgido trigono e sostenuta da Mercurio e Giove, promette meraviglie. Di opportunità favorevoli ne avete in abbondanza e disponete della necessaria prontezza per approfittarne. Cancro, la luna ancora è in antipatica quadratura, è sempre sul piede di guerra e vi procura un inizio di settimana problematico e anche piuttosto teso. Ma per fortuna vi aspetta anche qualche soddisfazione, che raccoglierete in ambito sentimentale. Leone, giornata proficua, merito della luna, ancora per oggi in sestile da un favorevole segno d'aria di Giove e del dinamico Marte. Intuito e fantasia vanno a braccetto, sostenuti da una granitica determinazione, un mix insolito per risultati straordinari. Vergine, la luna prosegue il suo soggiorno in un segno d'aria a voi del tutto indifferente e vi lascia da soli a vedervela con le vicende quotidiane. Ma se ci riflettete un attimo, vi accorgete che la situazione è meno fosca di quanto voi la dipingiate. Bilancia, la giornata promette proprio bene. Con la luna nel segno e i generosi apporti di Marte e Giove, aspettatevi grandi cose, non rimarrete delusi. L'ultimo weekend di settembre bussa alla porta e voi non vi fate pregare, rispondete subito all'invito. Scorpione, giornata tutto sommato tranquilla, a parte un po' di indecisione evidenziata da Mercurio in orbita silenziosa, per il resto non c'è molto da segnalare. Tra impegni di routine e questioni private da risolvere, sarà sera ancor prima che ve ne accorgiate. Sagittario, una luna amichevole, sempre in sestile dalla Bilancia, lascia sperare in una giornata gradevole e serena, da trascorrere in piacevole compagnia. Relazioni interpersonali intense e forse anche molto proficue, non sottraetevi ai numerosi inviti. Capricorno, la luna sempre disarmonica dalla Bilancia non promette meraviglie, ma voi non vi scoraggiate, quello che manca ce lo mettete di vostra iniziativa.
dubbi, perplessità, ma anche la voglia di farcela. Fate uno slalom tra i problemi e ne uscite vincitori. Acquario, il meraviglioso trigono che la Luna vi regala dalla Bilancia punteggia le vostre giornate, con una serie ininterrotta di momenti piacevolissimi. Gli amici sono in testa ai vostri pensieri, perfetto per organizzare alla grande l'imminente weekend. Pesci, tante le decisioni da prendere e poche le persone disposte a consigliarvi e a fornirvi il loro sostegno. Dimostrate di cosa siete capaci. Dubbi e difficoltà sono le uniche cose di cui disponete in abbondanza, soprattutto in fatto di lavoro.